presa dai sindaci, dalle comunità che ricadono all'interno del sistema del parco delle Gravine. Ieri 70 alla terza alla conferenza stampa sul progetto d'ospitalità, il viaggio in Gravina tra ceramiche e tradizione. Un progetto finanziato dall'assessorato al turismo della regione Puglia, un progetto che si è classificato al primo posto e che vedrà protagonisti la terza a Ginosa, Castellaneta, Palagianello e Grottaglie. Erano presenti alla conferenza stampa il sindaco di La Terza Gianfranco Lopane, il sindaco di Castellaneta Giovanni Gugliotti, il sindaco di Palagianello Michele Labbalestra e il sindaco di Grottaglie Ciro Dalò. Abbiamo deciso di aderire al bando regionale sull'organizzazione di Press o Educational Tour, l'abbiamo fatto in un'ottica di territorio, coinvolgendo i comuni che vanno da Ginosa a Grottaglie, presentando un press tour che porterà sul nostro territorio importantissimi giornalisti delle principali testate televisive giornalistiche. Ci sono i giornalisti Rai, Mediaset, di Plein Air, di Dove, del Corriere della Sera. Insomma, un set nutrito di giornalisti che verranno a vivere l'esperienza della terra delle Gravine, visitando Ginosa, La Terza, Castellaneta, Palagianello e Grottaglie, che si mettono insieme e propongono il territorio come un unico, così come è proprio la terra delle Gravine. La dimostrazione che tutti quanti siamo consapevoli che per promuovere e valorizzare questo splendido territorio è necessario mettersi insieme. Quindi lo facciamo per convinzione prima ancora che per costrizione. È vero che tanti finanziamenti comunitari, regionali, ministeriali prevedono il mettersi insieme per poter intercettare, ma noi, ripeto, lo abbiamo fatto soprattutto per scelta, perché siamo consapevoli che il nostro territorio deve essere, come dire, conosciuto, valorizzato nella sua interezza. Ecco perché la visita di questi giornalisti di importanti testate internazionali qui a conoscere il nostro territorio, per poter poi fare in modo di farlo conoscere all'esterno, credo che sia un passaggio importante, un'iniziativa valida che tutti quanti insieme abbiamo fortemente voluto. Oggi abbiamo presentato alla stampa il progetto Press Tour, che vede impegnati i comuni di Grottaglie, La Terza, Castellaneta, Palagianello e Ginosa, e credo che questo è il risultato di quando i comuni si mettono insieme e fanno sistema. Per quanto riguarda Palagianello, ci sarà la visita nel parco naturale attrezzato, sull'area dismessa dalla ferrovia Bari-Taranto, con una passeggiata in bicicletta e attraverserà i ponti ferroviari. Poi la sera si concluderà all'interno del castello, presso la Casa del Gusto, che preparerà per tutti gli ospiti una cena con i prodotti tipici locali, quindi tutti quanti siete invitati a partecipare. Grottaglie rientra, diciamo, in questo contesto, e noi siamo contenti di far parte dell'accordo e anche di questo press tour. Dobbiamo iniziare a uscire dalla logica localistica e cominciare a guardare, a pensare in grande, e questa è la grande opportunità che la regione ci dà anche attraverso la promozione, questo bando press tour che ci è stato finanziato e riconosciuto, diciamo, al primo posto, quindi valido secondo noi, secondo la regione. Ora ci tocca lavorare e continuare in questa direzione. La terra delle Gravine è sicuramente la grande risorsa per il futuro.